dal Consiglio europeo nell'anno europeo del patrimonio culturale. Di questo parleremo fra poco con il nostro Costantino D'Orazio, che è venuto a trovarci oggi, a cui si è aggiunto Marco Castelluzzo, scusate, che è il presidente e l'amministratore delegato della UTET. Ma intanto andiamo a vedere con Francesco Gasparri dove si trovano le tracce di questo genio veneziano. Vediamo. Venezia, è qui che a metà del Settecento il grande artista e scultore Antonio Canova percorreva i primi passi. Nasce a Possagno, a pochi chilometri da qui, e si trasferisce a Venezia all'età di 9 anni per studiare e specializzarsi ulteriormente nell'arte della scultura. Giovanissimo realizza la sua prima opera, 2 cesti di frutta, e subito gli viene commissionata un'Euridice, che gli viene così bene che gli chiedono di realizzare anche un Orfeo. Ci troviamo all'interno del Museo Correr, che ha un nuovo allestimento delle opere di Canova, dove possiamo trovare dei calchi, dei gessi e anche vedere gli attrezzi con cui lui lavorava. Lì vediamo una lima, uno scalpello. Canova era anche un antesignano del design, ossia dell'arte riproducibile. Inserendo queste palline di bronzo nei calchi di gesso consentiva ai suoi collaboratori di riprodurre le statue di marmo e lui alla fine si occupava solo dei tocchi finali. E la sua fama cresce in maniera esponenziale. Tutti vogliono un'opera del genio di Antonio Canova, non solo la corte del Papa, ma anche quella asburgica in Austria, anche quella degli zar in Russia. E lo stesso Napoleone resta estasiato dal grande scultore italiano. Di questo periodo sono le sue opere più famose, tra cui Amore e Psiche, Le Tre Grazie e Paolina Borghese, che viene ritratta stesa come una Venere. Canova è lo scultore neoclassico per eccellenza, ovvero si richiama a temi classici ma reinterpretandoli e alleggerendoli. Non a caso è soprannominato il nuovo Fidia, che fu il più importante scultore dell'antica Grecia. Canova tornava spesso nella sua amata Venezia e soggiornava proprio in questo palazzo. Il 13 ottobre del 1822, proprio su questo ponte, ebbe un malore e qui morì. È stato sepolto nella Natia Possagno, mentre il cuore è rimasto qui a Venezia e viene conservato in questo monumento funebre realizzato dai suoi allievi. Beh, non è semplice parlare di arte, non è semplice farne un libro, ma quando il libro diventa di per sé stesso un'opera d'arte, forse il risultato ottenuto è grandioso. Perché? Perché stiamo parlando di un volume interamente dedicato ad Antonio Canova, con delle foto meravigliose al suo interno. Marco Castelluzzo, che è presidente e amministratore delegato della UTET, ci parla di questo sforzo di bellezza, però, possiamo dirlo così. Sì, sicuramente. Innanzitutto dobbiamo dire che la UTET, siamo giovani ma abbiamo 226 anni di storia, quindi in questa attività abbiamo cercato di innovare sempre di più la nostra produzione artistica. In questo caso ci siamo dedicati a Canova, che è uno dei massimi esponenti del genio italico. Perché questa scelta proprio su Canova? Su Canova proprio perché è un artista, non soltanto un genio della capacità italiana, ma lo possiamo definire un vero e proprio artista europeo. E quest'anno questo è particolarmente significativo. Infatti dobbiamo ricordare che la sua bottega era frequentata da grandi mecenati che venivano da tutta Europa per acquisire le sue opere, vedere i suoi studi. Era una bottega molto viva, una bottega dove si faceva molta, molta sperimentazione. Era il massimo esponente del neoclassicismo e nella seconda parte dell'Ottocento, nella prima parte del Novecento, il neoclassicismo veniva un po' definito come un'arte fredda, no? Poi solo recentemente si è scoperto invece la bellezza e l'innovazione del Canova, che è un artista poi di fatto moderno. Torniamo fra poco al volume, però sì. Giustamente spiegaci, Costantino, il neoclassicismo, una botta di nostalgia, diciamo, della modernità nei confronti del passato. Si veniva fuori da un'epoca, quella del barocco, poi diventato rococò, in cui si era espressa l'emozione senza limiti. E allora ad un certo punto si è deciso che si doveva essere più equilibrati,
più sereni, e allora si va a riscoprire quello che l'antichità ha prodotto. Per esempio, l'opera più famosa di Canova, me l'ho portata sempre riprodotta qua accanto, è la famosa Paolina Borghese. E qual è la meraviglia di questa scultura? Oltre alla perfezione del volto, del corpo, è che è una bellezza senza tempo. Lei è una ragazza di quasi 30 anni, la sorella minore di Napoleone Bonaparte, ma nelle vesti di Venere diventa una bellezza eterna che non ha età. Questo era il potere della scultura di Canova, dell'opera di Canova. Ci devi dire qualche altra cosa di Paolina Borghese, tu. Nasconde qualche segreto. Ma nasconde un segreto che non sa nessuno. Ma lo sai solo tu. Lo so soltanto io. Io e quelli che lavorano alla Galleria Borghese. Se, purtroppo è un segreto che non si può vedere, o meglio, solo in occasioni specialissime. È stata poggiata su una struttura di legno che ha all'interno un meccanismo che le permette di girare. Ci si mettono due perni ai lati e si può far girare in modo tale che si poteva vedere a 360 gradi, una meraviglia. L'ho vista solo una volta tanti anni fa fare questo ed è un'occasione molto speciale. Oh, parliamo invece di questo libro, perché anche questo è anche un viaggio a 360 gradi, perché sento anche vari tipi di materiale utilizzato al suo interno. Sì, infatti, come dicevo prima, appunto, la modernità e la raffinatezza di Canova si vede proprio attraverso questo libro. Si vede innanzitutto attraverso le immagini del maestro Mimmo Iodice, che ha realizzato 70 foto, come vedete, magnifiche, che danno proprio un'idea di quello che è il cambio di visione che c'era dell'arte neoclassica. Quindi si vede come Canova non ha in realtà copiato la grande tradizione greca e romana, ma ha inventato una nuova bellezza molto raffinata e sensuale, e il maestro Mimmo Iodice lo esalta in maniera assolutamente unica. Oltre a questo abbiamo applicato, perché Canova è stato scultore, incisore, pittore, abbiamo applicato anche delle tavole particolari dei suoi studi, e ci sono addirittura 5 tempere che sono state applicate anche a mano. Quindi nel volume ci sono anche queste. Oltre a questo si aggiunge l'artigianità italiana, cioè il modo in cui questi libri vengono rilegati. Stiamo vedendo esattamente il processo, esattamente, di, il processo, diciamo, di nascita del di lavorazione con rilegatura a mano. Abbiamo degli artigiani unici in Italia che lavorano con noi, che sono parte integrante. Abbiamo lavorato con il Museo di Possagno e la sezione Canova del Museo di Bassano del Grappa, e quindi possiamo vedere come chiaramente, ecco, questa è una delle tavole applicate, come vedete sono delle tempere che sono state applicate, quindi diciamo che in questo c'è un po' l'innovazione nella tradizione. Quello che cerchiamo di fare è di usare la tecnologia per rendere sempre più moderno un volume nella tradizione, però, della bellezza, ma una bellezza dei testi e una bellezza delle immagini. Neoclassico. Quindi, cosa che volevo dire, ecco, il volume è curato dal professor Giuseppe Pavanello, assolutamente, che è l'autore e il curatore di questo volume. Grazie a Marco Castelluzzo, grazie a Costantino Dorazio per grazie essere stati con noi. Prima di salutarci, ricordiamo un appuntamento di Rai 1. Questa sera ricomincia l'eredità che è, come dire, legata anche al nome, al ricordo di Fabrizio Frizzi. Il gioco a premio è